Io sto facendo delle ricerche perché a me sembra che Shambler, questo qua mi ha visto due volte, ero assolutamente fermo. Attenzione! Se lo teniamo così. Ok. Sono pronta a uscire da qui. Anch'io. Shambler, da dove arrivano i nuovi infetti? Vabbè, questo ok, l'ho già letto. Allora, non so, io sono intento di tenerla così e basta. Perché tutto sommato sono morti abbastanza facili. Insomma. 5 più un proiettile, vabbè. Però sono andato a vedere. Perché a un certo punto mi ha ucciso qua. Cioè ero qua fermo, immobile. E lasciamolo, è come se mi avesse visto. Ma due volte è successo in realtà. A due tentativi diversi. Sono andato a controllare. E, boh, non ho trovato niente. Continuo a dire che gli infetti non vedono la luce, eppure non so che cosa abbia visto. Se sono immobile non cambio armi, perché ho visto che in realtà dicono che i clicker così per esempio dovrebbero poter sentire se tu anche, non so, cambi le armi per esempio, c'è un qualsiasi rumore sostanzialmente. Però io non sto facendo assolutamente nulla, ero immobile. Cioè, ma quella è lei che è già nata lì. Vabbè, allora, non c'è niente qua. Non lo so, non è il massimo, ho sprecato queste cose, visto che siamo a questa difficoltà, però... Più che altro volevo fare anche questo commento. Qua immagino che sia chiusa. Non c'è niente. Non so, io il dubbio ce l'ho, perché veramente era lì, ce l'hai due occhietti tra l'altro, ha due occhietti azzurri, no? Ero lì fermo, ho detto, vediamo, è attaccato, cioè è cresciuto il suono e mi ha attaccato, eppure erano immobili, quindi boh, non lo so. Una munizione revolver, vabbè. Allora di qua. Qua era chiuso, ok. No, aspetta. Allora, tra riflessi, tra il cerchio. Poi a parte che a me piacerebbe poter sparare ogni tanto, in effetti, al di là di tutto, eh. In pompa ha sempre il suo feeling. Pare che forse i suoni più belli delle armi ce li ha ancora Call of Duty Modern Warfare, quello del 2019. Però insomma anche Battlefield 3, io mi piaceva moltissimo la modalità Gun Master, che in italiano è maestro d'armi. Penso che sia quella che ho giocato più in assoluto. Soprattutto come si chiama, DLC che si chiamava Close Combat, mi sembra, o Close Quarter. C'è delle belle mappe ravvicinate. Lì ci sono diversi tipi di, diciamo così, di pompa. Ho preso quello che va su, che spara tipo 3-4 colpi, va su fino al cielo, no? Io non so, hanno tutti la mania ormai di fare i giochi. Cioè, io per esempio, allora, per me Battlefield in realtà si ferma al 4, perché già il 1 ha un'ambientazione spettacolare. Le mappe più belle in realtà sono quelle del Season Pass, sono quelle dei DLC aggiuntivi, c'è delle mappe veramente evocative.
con quel fatto che si trova a cavallo, no? Cioè i primi del Novecento, quindi ci sono ancora strutture dell'Ottocento, eccetera. È veramente il più bello da vedersi, secondo me. Però già lì è il primo gioco che loro hanno fatto, la DICE, che va incontro a, diciamo così, le console, no? Al giocatore su console. Allora, cosa che hanno fatto? Le armi piuttosto precise, però con un danno un attimino più limitato, cioè nonostante sono precise, in proporzione il danno è più limitato. Poi, che non so cosa gli è stato in mente, fanno il 5, e il 5 è praticamente Call of Duty. Sì, ma il gioco non è Call of Duty, cioè cerchiamo di capire, c'è un conto, è, allora, si chiama Time to Kill, no? TTK, ha un TTK bassissimo e ha le armi tipo laser. Sei un pirla, ok? Infatti non ho giocato, è stato anche, penso, il Battlefield meno giocato di tutti, a parte forse sul 2142, come si chiama? 2042. Perché è una follia, cioè tu non puoi fare un gioco del genere in cui devi andare in giro con la squadra, in cui devi fare minuti a piedi, in cui quando muori ci vuole tot tempo prima di poter rientrare, infatti hanno dovuto abbassare anche quei tempi lì, e muori in un nanosecondo. Cioè, perché anche da lontano qualsiasi cavolo di arma, leggevo tra l'altro che 2042 addirittura proprio è ancora peggiorato, perché ogni arma è uguale praticamente, sostanzialmente, perché tutte ti uccidono, tutte sono precise, perfino i doppiettoni, cioè, voglio dire, non so che ragionamento sia quello. Call of Duty, se io faccio un deathmatch in Call of Duty ci sta, ma muoio e nasco e vado continuamente, no? Muoio, nasco, ma lì non ha senso. Lì non ha senso, e l'hanno rovinato. Però sto dicendo, in generale, per conto mio, quei giochi li dovrò avere, non dico proprio simulativo, perché sennò non colpiresti mai nessuno, però con dei rinculi realistici, con anche magari un effetto appunto randomico, no? Non dico un Escape from Tarkov, perché sono comunque un po' più arcade in teoria come impostazione. Però appunto l'hanno rovinato in quella maniera lì. Io continuo a pensare che il realismo eccetera sia un pregio, non un difetto tendenzialmente. Grazie Sherlock. Un incidente ferroviario, qua non c'è niente. E comunque dicevo appunto, alla fine io ho giocato molto il 3, avevo già calato un po' col 4. Il One, sì, comunque l'ho giocato più che altro, ripeto, mi piace molto l'ambientazione. Però lì, ok, ti dicevo, le armi sono precise, però hanno un danno ridotto. Ma se mi fai le armi precise e più col danno alto, proprio fai il macello. Qui non c'è niente. Io ovviamente è chiuso. Gesù. Chissà per quanto li hanno tenuti in funzione dopo l'epidemia. Vedo una luce in fondo. Allora saliamo. Dina? Già, eccomi. Non so, io mi metto a cercare sempre, ma... Escape from Tarkov, pare che non so se l'hanno cambiato, l'ho visto molto tempo fa, ho visto che c'era anche un po' la simulazione proprio, come dire, del fatto che hai un'arma in mano, che quindi quando ti giri c'è uno specie tipo di delay nel riallineamento, qua siamo al massimo, ah no, è questo, ok. E soprattutto considerando un gioco che, cioè più il gioco è punitivo, no? Più deve essere appunto pertanto sul realismo, perché sennò in multiplayer, sto dicendo, perché sennò non ha niente di divertente. Non è niente divertente entrare, morire. Ti spingo io. Ehi, sì. La luce vicina. Ehi, ti spingo io. Poi il prossimo. Che strane piastrelle lì. Qui c'è qualcosa. Niente. Occhio che me lo tiravi addosso, vabbè, avvisa. Ok, andiamo. Qui niente. Siamo quasi fuori. Vai in strada.
Non è che nell'angolino là c'era qualcosa, magari non si poteva neanche andare, però molto probabilmente. Vabbè. Nello stomaco è morto? La maschera! Tieni, ti do la mia. No, tienila, no! Ellie, ferma! Cosa? No! Ellie, no! Basta! Non sono infetta! Sono immune! Non sto tossendo, vedi? Ecco come hanno scelto di farlo. Puoi correre? Sì. Sì. Allora andiamo. Forza. Cosa è successo? Guarda che non si vede un cazzo. Cosa è successo? Cioè, io ho schivato Dina. Vai. A meno che non hanno preso. Ma qual è il problema? È perché prendono le... Cioè, magicamente si teletrasporta uno su di me. O è perché devo difendere lei? Dobbiamo andare! Vai! Vediamo un attimo. Cioè, devo fare la sequenza scriptata, ovviamente. Sono qui, non rallentare! Vai! È possibile, voglio dire. Sono Dragon Slayer davvero? Non so se avete giocato a Dragon Slayer a suo tempo. C'è solo un'unica mossa da fare. Quella giusta, che dicono loro. Però quello era. Quello era un laser disc, però. Vai. Per fortuna è mira. Dina! Pensi qualcosa? Che ne diresti di un riposo in un teatro? Mi sembra una grande idea. Quindi siamo costretti a entrare lì. Mi sa. Ci siamo quasi. Tranquilla. Vieni. Ci sei? Che se vuole butta giù le cose che ci sono dietro. È sicuro. Vieni. Siediti qua. Ah no, ok. Se volesse raccontargli la faccenda. Vabbè, si può sedere lì sopra. Ah, c'è il divano, ok. Vuoi dirmi cos'è che non va? Che cos'ho che non va? Ellie, ti ho visto respirare le spore. Buone. Sono immune. Ok, sei immune. Ma smettila. Mi hanno morsa, molti anni fa. Che cazzo stai dicendo? E dopo il morso non è successo niente. La bruciatura. Maria e Tommy.
E Joel sono gli unici che lo sanno. Sapevano. E ora anche tu. Non posso infettarti se è questo che ti preoccupa. Ma neanche renderti immune. Puoi dire qualcosa? Elio. Credo di essere incinta. Allora, non di lei di sicuro. Cosa? Tranquilla, non è tuo. No? E quindi che? Non so, quindi oggi non si capisce più niente, quindi magari sai. Niente. Devo solo riposarmi un attimo. Cazzo. Da quanto tempo lo sai? Ho un ritardo di qualche settimana. Qualche settimana? Potevamo tornare indietro. Non lo sapevo. Non ero sicura, ok? Non volevo essere un peso. Ora invece non lo sei, vero? Vado a pisciare, no? Parlo che qui sia sicuro. Ah, ok. Tu riposati. Il texto non sempre. La palette di colore è sempre questo boh marroncino, verdognolo. Sembrano. Non sono proprio realistiche, sembrano quasi più disegnate proprio. E può darsi che sia appunto il fatto. Come dire, che in un certo senso a me danno quasi l'impressione che sono riciclate appunto dai tempi di Uncharted. Ai tempi di Uncharted c'era un software diverso, no? Oggi anche le texture si possono fare proceduralmente, ci sono dei software come Substance, Designer, eccetera, che le fanno in un modo molto più realistico, diciamo. Queste invece sembrano ancora quasi un po' un vecchio stile in cui le facevi tra un po' con Photoshop, no? Una cosa così, perché non... Non hanno una resa realistica, hanno una resa quasi più da oh, cartoon, non so, saprei definirla, però non è fotorealismo. Comunque, vabbè, però è una remaster. Ok, qua. Qui. Chiuso. Qui. Oh. Niente. Sa che l'unica porta è questa. Appena che appunto non andiamo su. Lo copro io, comunque adesso in forma, sì, 8 integratori. ,25 straccio, è un quarto di straccio. Ok. Non è uno straccio vero, è uno straccio un quarto, perché c'è la dimensione standard, no? Devo andare su da solo? Penso di sì, poi non era vicino, ma... Ok. Eccolo qua, 0,25. Sì. Ok.
Allora, 4 settembre, io, Perez, Green e Adam siamo arrivati alla postazione radio 2 giorni fa e il VLF non si è fatto ancora vivo, per fortuna. La città gli appartiene ormai. Siamo riusciti a metterci in salvo per una combinazione di fortuna e tempismo. Torres, Ward e gli altri saranno già morti. Ci accampiamo qui, per ora ci basta essere vivi. 6 settembre, non riesco a dormire, brucio per la febbre, niente medicine, ho cercato ovunque, non abbiamo nulla, a parte le uniformi, nessuna. Nessuna risposta alla radio. Quanti di noi ce l'avranno fatta? 7 settembre, febbriciattola, non ho ferite profonde, posso escludere l'infezione. Gli altri stanno attendendo il buio per fare una sortita all'ospedale in cerca di medicine e altro, prima di spostarci altrove. Sono bravi ragazzi. 10 settembre, perché ci mettono tanto? Saranno dei punti. La nota è vecchia, ma un manufatto. Manufatto. Qui non c'è niente, eh? Mm. 0,75 alcol. Sembra 0,75 centilitri. Cioè 0,75 litri di alcol. Dunque, 13 settembre, non torneranno, saranno accaduti in un'imboscata o mi hanno scaricato. Non è colpa mia se mi sono ammalato. A me non la febbre è passata, ma muoio di fame. Forse dovrei perlustrare gli edifici vicini in cerca di cibo e provare a contattare qualcuno alla radio. La pioggia incessante, 15 settembre, la pioggia incessante significa che almeno non morirò di sete. Sfortunatamente fa saltare in continuazione la corrente e usare la radio diventa complicato. Non che mi abbia risposto qualcuno, ma il VLF non può aver colpito tutte le postazioni radio della Federa, non può essere, devo insistere. 16 settembre ho sognato che mi irridevano mentre morivo dissanguato per un proiettile allo stomaco. Mi sono alzato un'ora fa, tremante, mi serve una sigaretta, sono in un cazzo di teatro. Mi sarei aspettato di trovare uno o due pacchetti in giro, invece no. 19 settembre è saltata di nuovo la corrente, vado sul tetto per vedere di ripristinarla. Ok, quindi un suggerimento? Riattivata la corrente. Dai. Allora, non c'è altro qua, eh? E per il tetto si va di qua. Prima andiamo di qua. C'è niente? No. Qui niente. Oh. Niente di niente. Bruciato vivo? Accidenti, ti sei fritto? Beh,
Che crudele. In pratica nell'inserire qua non si sale, no? Ma qua niente, non la butta giù, o perlomeno non la butto giù in questo momento. Oh. Chiuso adesso. C'è qualche cambiamento qua. Diciamo che non è un gioco horror, quindi nel senso che ci fa paura, quindi sai, magari lì poteva essersi aperto qualcosa, comparso qualcosa. Ah, sarà la porta qua? Ok. Ma che senso arrivare fino lì? Lavoriamo per così. No, pare che mi sa che non ci farebbe entrare lì tra. Quindi andiamo giù. Niente. Ah, ci sono questi riflessi qua che boh. Da brividi. Non ci credo. Perché sta musica? Non puoi fare la serenata a lei. Adesso arriverà attirata da. Quasi a sembrare musica. Ah, faccio pena. No. Ti mancano soltanto i calli sulle dita. Già. Ce lo ripresenteranno. Dai, più volte così? È questo? Sì.
Cacchio. Però qua Federico, il sessantenne incapace di muoversi. Provo a indovinare. Stamattina. Chissà. È un dinosauro? Dopo vi spiego. Smettila di insistere, non te lo dico. Vediamo. Un elefante? È una cabrio? Non indovinerai. È un cucciolo? Che acqua pulita qua? Tanti gattini? Cioè una nidiata? Cos'è una nidiata? Un mucchio di gattini. È più carino chiamarlo mucchio di gattini. Non lo so perché, ma si dice nidiata. Non ha senso. Sta zitta e cammina. Sta attenta. Tranquillo. Ops. Ah! Ah. Sui piranha. Ci faranno nuotare d'ora in poi? Ma sei impazzito! Dovresti vedere la tua faccia. Ehi, vecchio! E se fosse annegata? Perché dovresti annegare? Lavora sull'autostima, piccola. Beh, sì, se non sa nuotare, magari sai. Questa me la paghi. Da quella parte. Ti odio. Puzza di tutorial. Ma nuotare non vuol dire agitarsi. Spingere l'acqua con tutto il braccio. Bla bla bla. Esatto, vedo che recepisci. Allì, vieni, guarda. Vedi quel cervo? Visto? Oh. Di là, guarda. Sì. Uh-huh. Ho visto. Sì. Se sto qua mezz'ora così non parla. Sei un babbeo proprio. Allora com'è? Fresca? Rinfrescante. Non è bello essere lanciati in acqua, vero? Beh, in realtà dobbiamo comunque procedere a nuoto. Ti ho fregato e questo ti fa arrabbiare. Sì, questo mi fa parecchio arrabbiare. Muoviti. Ah. Dobbiamo passare sotto. Fai un bel respiro. Sì, nessun problema. Ok. Professore di storia delle medie che mi chiede scusa per essere stato un coglione? Come, scusa? Litigavo con un'amica. Diceva che le luci erano terroristi. Finivamo sempre in punizione. Dovresti smetterla di arrabbiarti per quello che dicono gli altri. Difficile con gli idioti. Provaci almeno. Un altro bel tuffo. Dove mi stai portando? Un nuovo paio di scarpe? Ehi, ma quante ne hai? Non quante vorrei. Vieni. Ok. Al diavolo, ci rinuncio. Era ora. Ma... Uncharted, Uncharted. È un'enorme collezione di fumetti. Anzi no, una collezione di DVD. Sì. E quale delle due? Sì, e basta. O magari di Laserdisc. Ne ho sentito parlare. Penso di sì, ne avete sentito parlare. Vabbè. Allora, faccio il mio commento.
Stavo dicendo, stamattina su Facebook mi è passato fuori un post che parlava del fatto che nella modalità quella non return, mi sembra che si chiami, cioè quello di roguelike, ci si può guidare diversi personaggi, no? E diversa gente si sta lamentando del fatto che quando guidi Joel sia, come dire, sottopotenziato rispetto agli altri, perché non ha la schivata, a quanto pare, cioè più tank, quasi, diciamo così, resiste ai colpi, ma non ha la schivata. È arrivato il commento di uno che probabilmente ha un quoziente intellettivo straordinario e ha detto: ma cosa volete poi? Cioè, voglio dire, c'ha 60 anni e ormai non riesce più a muoversi, e quindi ovvio che non abbia la schivata, no? E più un'altra altre stronzate. Cioè, mi sono messo a ridere mezz'ora. Allora io tra ad aprile faccio 52 anni e faccio CrossFit, voglio dire. Non penso che tra 8 anni non saprò più fare CrossFit, no? O diventerò addirittura immobile, eccetera. Cioè, questo qui non lo so, a 12 anni si sa che quando sei molto giovane si crede che quelli già di 40 o 50 siano dei vecchi, no? Peccato che appunto non è un riferimento. Quando arriverai a 40-50 ti domandi come mai hai 40-50, dici mi sembra di averne 30. Ok, cioè, quindi questo qui parla di un sessantenne, a parte che noi non sappiamo l'età di Joel, come se fosse un 85enne, 90enne probabilmente. Cioè, io ho visto ancora video di 70enni che fanno CrossFit. Ovviamente ci avranno i loro limiti di, come dire, sulla forza, sul, come dire, la resistenza, sul fiato. Cioè, ma da lì a dire che Joel non si deve muovere perché ha 60 anni, quindi cioè, mi ha fatto troppo ridere questa cosa. Cioè, si leggono di quelle cose veramente da... Non dico altro. Porca vacca, Joel. Eccoci. Mio Dio, è un dinosauro! Niente meno. Joel! Sorpresa. Porca merda! Porca vacca, un dinosauro! Wyoming, come si dice? Museum, vabbè. Sì, ma cosa ha fatto di legno? Come ha fatto a ricavarlo? So che io sono un rompipalle su certe cose, ma voglio dire, cosa un peso, una sequoia o è composto in più parti. Ok, dai, andiamo al museo. Siamo finiti in Jurassic Wood Park. Museo di storia naturale del Wyoming. Wyoming, sì. Ma come l'hai trovato? Maria, è lei che me ne ha parlato. Ho pensato potesse piacerti. Hai pensato bene. Cioè, tra parentesi, poi parli di Joel che ha resistito. Questo cos'è? Un libro? Ma sui dinosauri. Un libro? Vabbè. E ormai l'Alzheimer ha colpito. Un libro. Ci avrà 5 pagine in tutto da fare. Carino lì. Il riflesso finto in realtà, nel senso che è precalcolato, però. Perché non è sicuramente ray tracing. Ti levi dalle palle, vecchio. Ah, no, perdono, non è un riflesso. È la cupola che c'è dietro. Se lo becchi da qua potrebbe sembrare un riflesso, no? No, invece c'è proprio la cupola dietro. Ok, niente, ritiro tutto. Qua cosa c'è? Pronto? Sì, mi spiace, ma i dinosauri sono impegnati. Che stai facendo? Oh, un attimo, un dinosauro si è liberato. Joel, è per te. Divertente. Sì, era divertente. Capita? Sei vecchio? Avevo capito, sì. Sì, è un po' che stiamo parlando. Che sia vecchio. È un po' che lo stiamo dicendo. Ma ti levi dalle palle. Oh. No, l'ennesimo museo. L'abbiamo visto ovunque. L'abbiamo visto. Recentemente in Starfield, poi in Final Fantasy VII Remake. Sognatus. Spider-Man 2.
Anche nell'uno forse. Sì, anche nell'uno. Non so, c'hanno una passione per farci fare i tour virtuali. Devo andare in bagno, aspetta un attimo. Oh, guarda cosa c'è. Preziosissima Night Hawk. Oh, fico. Cos'hai lì? Queste carte dei supereroi erano famose, credo. Se non erro, piacevano anche a Sara. O erano quelle sugli esserini strani. Non ricordo. Pokémon. Jerry Lavelle. Società dei campioni, quando ero ancora una giovane recluta dell'aeronautica. La donna sembra una medicina. Jerry si trova coinvolto in una battaglia tra gli aerobot della Spark e la società dei campioni, fornendo un contributo decisivo per la vittoria finale. Tuttavia, nello scontro rimediò gravi ferite a braccia e gambe, a cui Dr. Stem pose rimedio realizzando un kit di ali e lame energetiche per gli arti superiori e inferiori, con cui ora è in grado di volare e correre a velocità sconvolgenti. Insieme al suo fedele levriero Ezio. Il giovane eroe cittadino noto come The Night Hawk difende il mondo dai criminali, sempre pronto a lanciarsi in azione e entrare in Assassin's Creed. Ezio Auditore. Qui non c'è niente. Ricordiamoci che questo gioco ci permette di guardarci lo specchio a differenza di Alan Wake 2. Testa. Faccia. Vabbè. Ci becchiamo anche qua le scenette. Non sanno resistere. Eccolo qua, il Dimetrodon. Dimetrodon era un predatore alfa. Cos'è un predatore alfa? Un predatore super cazzuto. Oh. Eppure è piccolino. Vabbè, se è veloce però. Gallimimus significa imitatore di galli. Chi inventa questi nomi? Gli scienziati. Beh, che nomi cretini. Il Brachiosaurus mangiava 300 kg di piante al giorno. Immagina la cacca. No, grazie. Qui sempre quello. Stegosauro. Aveva un cervello grande come una noce. Ma pensa, allora avete qualcosa in comune. Buona. C'è una voce un po' troppo da adulta questa ragazzina qua. Triceratopo vuol dire faccia con tre corna. Non deve essere bello quel corno puntato addosso. Questo? Niente? Triceratopo. Finalmente un nome familiare. Ma perché gli altri non li hai mai sentiti, vero? Ignorante. Allora. Ehi, questo sembra un uccello. Vabbè, i paleontologi ritenevano che gli uccelli discendessero dai Oh, fermi tutti, è arrivato il professore. Qualcosa l'ho imparato anch'io. Sai, è l'età, cioè prima o poi qualcosa impari. Guarda quanto è grosso questo teschio. Mi ricorda un po'... Quello? Guarda che glielo dico. No, dai. Se lo guardi con la luce giusta, boom. Velociraptor, Allosaurus, Tyrannosaurus, Pachycephalosauro. Questo è chiuso. Qui non c'è niente. Speriamo perché consumiamo la batteria. Andiamo su.
Visitavi spesso musei? Sì. Sì, Sara, dottorata. Non esagero, mi ha trascinato in ogni singolo museo. Ah, questo non è niente. C'è questo però. Ecco qui. Bello. Indiana Jones. E vedremo il gioco di Indiana Jones che è fatto da Machine Games. Ma Machine Games sono quelli di Wolfenstein. Di Wolfenstein 2, eccetera. Speriamo che sia meritevole. Fai pat sulla testa. Adesso si stacca tutto. Sembra una giraffa. Sì, hai ragione. Ehi! Hey. Sì, buonanotte. Giusto in un videogioco. Te l'ho detto.